Ciao a tutti e bentornati sul canale con un video oggi dove si torna un po' alle origini di quello che facevo una volta, quando spesso mi capitava di commentare le partite di professionisti. La partita che vi faccio vedere oggi è di livello veramente altissimo, il top del top del top, quando si parla di StarCraft 2, perché oggi vi faccio vedere l'ultima partita di una serie giocata alle finali dell'eSports World Cup di agosto 2024. I finalisti sono Clem, giocatore Terran fortissimo. Io penso che chiunque giochi a StarCraft 2 lo conosca, e ovviamente Serral, giocatore Zerg di fama veramente internazionale, che ha vinto veramente di tutto nella sua vita e penso, se non il giocatore più forte di sempre a StarCraft 2, insomma, siamo lì, ma veramente un giocatore incredibile per quanto ha mostrato nel corso degli anni, estremamente completo. E quindi, questa partita io vi ricordo che è l'ultima partita di questa serie, quindi il vincitore che vedrete al termine di questo video sarà anche il vincitore dell'eSports World Cup. Se volete vedere tutta la serie, quindi volete avere un'idea più completa di quello che è stata la finale, io vi consiglio di non iniziare guardando questo video. Se invece, insomma, volete direttamente sapere chi sarà il vincitore, semplicemente continuate a guardarmi perché si parte con questa partita che veramente si preannuncia epica. Vai! Incredibile, intanto, se si vuole insomma un po' parlare, come StarCraft 2 si è invecchiato bene. Sembra ieri, ma sono passati 14 anni da quando è uscito, perché era il 2010 quando è stato rilasciato per la prima volta Wings of Liberty, e nel corso degli anni ha continuato ad intrattenere veramente tantissime persone nel mondo. E personalmente mi è piaciuto tanto vedere come anche gli europei abbiano iniziato a fare tanta concorrenza ai coreani. Prima StarCraft 2, almeno nei primi tempi, mi sembrava una cosa prettamente coreana, quando si parlava di professionismo. Sì, ok, c'erano tanti giocatori forti anche in Europa, però insomma i coreani sembravano, almeno per me, quasi irraggiungibili. Oggi non è più così. Oggi i campioni sono tanti in Europa. Ok, comunque, Serral parte con una espansione, un classico, mentre per quanto riguarda Clem parte con una caserma che poi ovviamente l'ha già costruita in modo tale da creare uno spazio per un eventuale modulo. Io immagino che a questo punto, oppure reattore, penso più reattore, comunque c'è sicuramente i Reaper per andare a scoutare l'avversario, lo farà. Vediamo, io non conosco più molto le build, però sicuramente qua poi ci andrà a costruire qualche cosa. Allora, intanto abbiamo un sorvegliante che sta per andare a scoutare Clem, anche se Clem opta per una build estremamente classica con Reaper più espansione, mentre, come si è detto, di Serral un'espansione diretta. Quindi penso che entrambi vogliono giocarsela di macro game. Ok, intanto viene bloccata, viene insomma costruito un deposito per bloccare questa rampa in futuro, viene fatto un marine, molto utile in caso poi insomma più avanti si voglia andare a colpire questo sorvegliante o semplicemente dare un minimo di copertura alla base. Questo SCV viene messo in loop in questo punto perché ovviamente è il punto più probabile dove Serral vorrà andare a fare la sua terza base, quindi potrebbe essere un discreto fastidio per lo Zerg, fosse anche solo di qualche secondo, però sempre fastidio è. Arriva la Queen, ovviamente i Zerglings possono fare veramente poco contro un Reaper se non hanno la speed, al contrario la Queen può tranquillamente insomma sconfiggerlo. Arriva, eccolo qua, il drone. Qua, come vedete, sta cercando di comprare un po' di tempo, Clem, il più possibile sta cercando, ecco, di costringere lo Zerg a mettere questa terza base un po' in là. E ci sta riuscendo, devo dire, tant'è che alla fine è costretto a spostare addirittura la Queen. Va bene. Nel frattempo, nella base di
Di Clem stanno succedendo diverse cose, viene messa una terza base e poi attraverso una fabbrica correttore si iniziano a produrre le Alien. Quindi io penso che vedremo una build assolutamente standard da parte di Clem che prevede l'utilizzo di Alien e Banshee con invisibilità. Di solito se ne fanno circa 6 di Alien e di Banshee se ne fanno circa 2, o almeno così. L'ho sempre vista fare, o l'ho vista spesso fare, ecco più corretto dire, quando ancora giocavo. Magari nel frattempo le strategie sono un po' cambiate, perdonate, ma insomma, ormai StarCraft 2 non è più un gioco che seguo. Lo adoro, ma insomma, lo seguo poco. Qua, è stato un rischio forse un po' troppo azzardato quello di entrare là dentro sia con il Reaper sia con le Alien. Finisce per avere le Alien danneggiate e il Reaper viene invece distrutto. Per quanto riguarda invece le unità, in questo momento abbiamo 34 lavoratori per Clem, 44 per Serral. Macro ovviamente solida, i Marine in posizione riescono a distruggere questo sorvegliante, però non prima che questo sorvegliante abbia visto quello che doveva vedere. Quindi inizia in questo momento la vera e propria tech da parte di Clem. Clem che, come si è detto, immaginavo, eccoli qua, sono 6 Alien. In questo momento io penso che vedremo anche un'altra Banshee e poi arriveranno i Marine con le Medivac, le vere Star, sicuramente seguite dalle mine. A volte qualcuno ci mette anche i tank, ma insomma staremo a vedere. Ok. A che cosa servono ovviamente tutte queste Alien? Servono per il map control. Senza queste Alien si dà, diciamo, troppa libertà allo Zerg di agire. E in un momento in cui i Zergling sono molto forti, le Alien sono, diciamo, un po' la loro counter. Quindi si costringe lo Zerg ad avanzare con molta attenzione, grazie all'ausilio delle Queen. Viene messa in questo momento una quarta base. Una seconda Banshee è in arrivo, ci sono comunque sia già i lanciaspore e le Queen sono veramente tante. Quindi sono uno degli strumenti difensivi più forti a disposizione degli Zerg, soprattutto nell'early game. Un po' perché si curano, un po' perché possono sparare sia unità aeree che terrestri, poi ovviamente i loro HP. Qua riesce in qualche modo, o meglio ci ha provato, voleva secondo me provare a distrarre le Queen con queste Banshee, quindi il risultato di magari spostare qualcosa da questa linea difensiva e attaccare con le Alien. In realtà qua Serral si sta difendendo veramente benissimo, lo sta facendo con praticamente quasi niente di unità. E tutto questo gli ha permesso di investire tanti soldi in una macro solidissima, perché siamo a 6 minuti, ha 78 droni e praticamente non ha perso nulla. Come vedete non sta più neanche facendo Zergling. Ora arrivano i Zerg. Vediamo comunque le unità che sono state perse per ora, ma io penso quasi nulla. Cioè, eccole qua, unità perse. Quasi niente da entrambe le parti, lui giusto un Reaper. Ok, ritorniamo comunque alla produzione. Nonostante tutto, guardate come è riuscito bene ad espandere il proprio creep. Comunque, arrivano i tank in ausilio ai Marine, quindi non opta per le mine. Scelta molto molto interessante. È sempre, almeno personalmente ritengo l'utilizzo dei tank estremamente difficile perché impiegano molto tempo per entrare in modalità d'assedio e quindi per un giocatore diciamo normale secondo me sono molto più diciamo per le tempistiche e la velocità con cui possono entrare in funzione secondo me sono un pochino più semplici da usare le mine. I tank basta veramente poco per perdere tutto. Qua intanto un attacco su due fronti. Ricordatevelo, se siete Zerg e attaccate in terra con dei tank in siege e dei marine da un'unica posizione, vi state facendo un grandissimo favore. Attaccate da più fronti ed è il metodo migliore per creare dei problemi. Intanto questo c'è un
cioè assistiamo a un doppio attacco di Marine, Banshee, quindi Tank e Marine da una parte, Banshee e Marine e Medivac ovviamente dall'altra. L'utilizzo delle Medivac per caricare costantemente i Marine in difficoltà e scaricarli è veramente magistrale. A questo punto della partita io poi rimango sempre, cioè io conosco, metto un attimo in pausa per fare diciamo una nota secondo me che va detta, io conosco StarCraft 2, ci ho giocato tanto tempo e conosco il coefficiente di difficoltà di questo gioco. Quando si arriva a 8 minuti e 30 circa sul cronometro e si vedono due giocatori che hanno già 169-156, una macro solida, una quarta base per il Terran già finita, una non solo già finita, ma un'altra operativa, quindi non stiamo più di quattro basi, ma siamo cinque basi per lo Zerg. E in tutto questo uno si deve difendere nel caso, in questo, nel caso di Serral o attaccare nel caso di Clem, cioè. Il coefficiente di difficoltà è enorme, perché veramente stiamo parlando di giocatori che hanno un multitasking e un allenamento nel gestire più cose che è stratosferico. Ora sto vedendo le APM 421 e 443, attuali 556. È veramente al limite, secondo me, delle potenzialità umane. E chi ha giocato a StarCraft 2 questa cosa la sa. Quante volte avete, intanto io vi faccio ripartire ovviamente la partita, però quante volte vi è capitato di giocare a StarCraft 2 e vedere la vostra produzione bloccata perché vi eravate scordati i depositi, oppure di finire la partita e vi eravate talmente concentrati sui combattimenti che i vostri lavoratori non avevano raggiunto il numero necessario per avere una macro solida. Capita, capita spesso anche ai giocatori più forti. Il fatto che queste partite siano impeccabili, mamma mia. Qua ragazzi stiamo vedendo da parte di Clem una partita, e questo lo dico soprattutto per non addetti ai lavori, che a 9 minuti ha un tasso di difficoltà enorme. Enorme, perché in 9 minuti un giocatore fortissimo, perché è di questo che stiamo parlando, fortissimo come Serra, non è riuscito ad attaccarlo neanche mezza volta. Ok, ora qua ha provato a lanciare qualche cosa che poi è stato distrutto dalla mina, ma io penso che quello più che altro fosse uno scout. Cioè, stiamo parlando di un attacco talmente ben sincronizzato, talmente continuo, talmente pulito di Clem, che sta costringendo un giocatore come Serral sulla difensiva. Guardate, c'è di tutto, mine, tank, ogni cosa è posizionata alla perfezione. E mentre fa tutto questo, sta costringendo anche l'avversario a una guerra anche di testa, perché dice io ti sto attaccando qui, ma occhio. Qua ci sono le mie unità che in qualsiasi momento ti possono attaccare. Qua c'è forse il primo errore di Clem che si fa circondare i marine e quindi è costretto a riposizionare e a perdere i tank. Non è un grande problema perché comunque sia a questo punto siamo davanti a un Terran che sta estraendo risorse da ben quattro basi. Ha una macro in questo momento veramente strasolida, guardate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ci sono tantissime caserme. Cioè, in questo momento entrambi giocatori, non faccio lo stesso conto ovviamente per lo Zerg perché sappiamo che insomma le unità vengono fuori dalle uova che sono nei vivai, però ecco, 10 minuti e veramente stiamo assistendo a un game pulitissimo. Questo è stato un ingaggio, devo dire, interessante. Faccio fatica a capire forse chi lo ha vinto. Forse per la quantità di unità di tier 2 che sono state perse, questo scambio è convenuto più allo Zerg che al Terran. Comunque guardate, un drop qui, un drop qui, un attacco qua. Cioè, nel frattempo altre unità che arrivano, cioè gestire in continuazione. Tutto questo e farlo, ribadisco, in modo così costante richiede una difficoltà enorme, ma anche per lo Zerg. Cioè,
continuare a difendersi così bene da un giocatore con un multitasking di questo tipo è pura poesia. Per chi conosce StarCraft 2, ribadisco, questa è poesia. Questo è un momento un po' cruciale della partita perché non riesce a mettere una base aggiuntiva. Ci sta provando qui, però se la sta giocando veramente, veramente molto bene Clem. Qua sta mettendo addirittura la sua quinta base. E qua continuano vedete, costretto di nuovo a distruggere la base. Qua stiamo vedendo veramente una pressione costante ai confini, insomma, della base dello Zerg, diciamo così, le parti più marginali del suo impero, chiamiamolo così, sono costantemente attaccate da ogni tipo di unità, mine, tank, medivac. Ovviamente ora arrivano anche i Ghost che sono il perno, secondo me, il perno dell'armata terra nel late game contro i Zerg, perché sono Ghost contro i Zerg. Sono veramente fortissimi in qualsiasi cosa, perché tutte le unità sono biologiche, vanno a counterare le vipere. Fortissimi, fortissimi. Qua addirittura Clem osa entrare sempre di più nella base dell'avversario. Qua per la prima volta si vede uno Zerg che prova a contrattaccare. Vediamo un po' quello che succede. Ben piazzato qua, Clem. Veramente piazzato benissimo. Ci sono mette l'idralisk, che io insomma, penso che più avanti si vada a provare a fare un po' di evolution a Cryptolisk. Arrivano anche gli Infestor. Magari per provare a massimizzare l'uso dei bannering, perché con un amico di questo tipo vado a prendere queste maree. Eccolo qua, penso il primo Rambai che vediamo a più di 10 minuti. Questo per darvi un'idea di quanto deve aver giocato bene Clem. Poi guardate bene, anche Serra sta facendo una partita pressoché perfetta, perché difendersi in quel modo e nonostante tutto riuscire ad avere 1, 2, 3, 4, 5, 6 basi, fortissimo. Qua siamo veramente all'apice di StarCraft 2. Ormai il gioco, il metagame si è evoluto talmente tanto, i giocatori che continuano a giocare sono diventati talmente forti che è veramente incredibile assistere a queste partite. Perché veramente si è raggiunto, secondo me, il limite umano a cui si può spingere su questo gioco. Io, chi segue il canale lo sa, gioco principalmente Terran. Una cosa che mi è sempre rimasta difficile è quando entravo in Ghost, ne sa sapevo benissimo quanto erano difficili da usare, ma anche quanto sono forti, però io non ci riuscivo bene. Io spesso e volentieri non riuscivo a sparare i tiri di precisione così velocemente, al punto che magari se c'erano delle criptolische perdevo direttamente dalle criptolische, ecco. E il fatto che ci siano giocatori che li sappiano usare in mezzo a questi eserciti come se niente fosse. Comunque qua c'è questo Infestor che è tremendo. Perché adesso secondo me qua arriverà un fungo, bloccherà l'unità e deve sperare, insomma, che queste Idralische non vadano ad attaccare queste Medivac, altrimenti qua si perdono tanti Ghost. Stiamo un po' a vedere, ma insomma la situazione qua è molto pericolosa per Clem. Nel frattempo entrano in gioco anche i liberatori. Qua c'è un'armata Terran pronta ad attaccare questa base. Vediamo che succede. Allora, vediamo un po'. Oh, questa scan è al limite della preveggenza. Questa scan è al limite della preveggenza, perché scan e via l'infesto.
veramente siamo a dei livelli, siamo quasi sulla preveggenza. Fate voi. Che poi è difficile, no? Perché quando si viene attaccati su più fronti non si sa mai quanto si può spostare e quanto non si può spostare. Qua secondo me ad esempio Serra lo fa con coscienza di quello che sta facendo, cioè decide deliberatamente secondo me di perdere questa base, nello spostare secondo me troppe risorse qua. Qua ci lascia troppo poco. Io non penso che pensava veramente di poter resistere a questa armata con così poco. Cioè l'aveva visto tutti quei ghost. O lui vuole a questo punto provare a difendere questa e sacrificare questa. Stiamo un po' a vedere. Oppure deve fare un riposizionamento molto veloce. Come non detto, qua viene addirittura persa. Mamma mia. Che partita. Non so da che parte guardare. Cioè, io faccio fatica a commentare questa partita. Figuriamoci chi la sta giocando. Vabbè, qua non c'è più niente da fare. Partita perfetta. Questa è stata una partita perfetta perché la partita è finita prima ancora che Serra riuscisse a fare l'upgrade a Cryptolisk. Cioè, magari sì, già le poteva fare, però insomma non penso ne che ne abbiamo vista una, o quantomeno non sono arrivate in numero significativo da poter impensierire il giocatore Terran. È incredibile il modo con cui ha attaccato costantemente e si è creato un vantaggio, veramente un passo alla volta, ma in modo costante e senza concedere nulla all'avversario. Qua, ragazzi, siamo veramente davanti alla, secondo me, la massima espressione di StarCraft 2 per entrambi i giocatori, perché dico per entrambi i giocatori, perché un giocatore come Serral poteva tranquillamente vincerla questa partita se magari a un certo punto riusciva a prendere quel piccolo vantaggio tale per cui riusciva poi ad avere un po' di iniziativa, iniziativa che in tutta la partita però non ha avuto. Ribadisco, partita di livello incredibilmente alto e spero che vi sia piaciuta quanto sia piaciuta a me. Detto questo, come sempre, io vi ringrazio per la visione di questo video, vi auguro un buon proseguimento di giornata e ciao ciao!